Don Pietro Rescigno è da poco più di un anno viceparroco a San Domenico, ma in quella parrocchia ci ha trascorso la vita, prima come uno dei tanti ragazzi del cosiddetto campetto, e poi tornando come seminarista e sacerdote. Siamo ancora con Don Franco, continueremo a essere sempre con lui perché Don Franco vive realmente, non vive solo nella memoria, vive in Dio e questo significa che vive e segue la sua comunità. Noi non sentiamo la sua mancanza se non quella del suo sorriso, della sua risata, delle sue parole incoraggianti, ma queste continueranno sicuramente nel condurre insieme a Don Enzo questa comunità parrocchiale di San Domenico e nel incoraggiarci sempre ad andare avanti a costruire. L'eredità di Don Franco è un'eredità straordinariamente grande, sconfinata, e c'è bisogno di tutto quel popolo che lui ha guidato, ha sorretto, ha incoraggiato, ha consigliato, ha salvato, perché questa eredità possa essere raccolta e continuata. La scelta personale, quella di non vaccinarsi, è legata probabilmente anche ad un infarto che avevo avuto 7 anni fa, ma questo non può pesare sul suo ricordo. Una scelta purtroppo determinata da quelle che erano le sue patologie, non solo dall'infarto, ma anche da una patologia del tipo dell'artrosi, dell'artrite reumatoide, quindi autoimmune, che avevano sconsigliato da parte sia dell'ematologo sia del cardiologo il vaccino. Era uno di quei soggetti che purtroppo andava in qualche modo seguito con particolare attenzione proprio perché non poteva vaccinarsi. Solo col senno di poi che uno dice, beh, rischiare il vaccino, ma quando prima ti dicono, attenzione, questo potrebbe scatenare una reazione autoimmune che ti porterebbe, poi tu sei trombofilico, anche questo. Ma Don Franco, nella vita di Don Franco non è mai capitato nulla per caso e lui non ha mai dato nulla al caso. Mai. E anche questo non è assolutamente un caso. È tutto in un filo straordinariamente meraviglioso con cui Dio ha condotto la vita di Franco e con cui lui ha saputo cogliere ogni sfumatura, ogni volontà, ogni accenno, ogni cosa. Un amico sacerdote mi ha detto, il primo pensiero che mi è venuto, un amico sacerdote che è cresciuto con Franco, che ha coltivato la sua vocazione con Franco, mi ha detto, il primo pensiero che mi è venuto è questo. Il paradiso allora esiste veramente, perché adesso Don Franco sta là e quindi ci deve stare per forza.